Sono entrambi top di gamma in senso assoluto perché integrano tutte le tecnologie più avanzate che riescono in questo momento a proporre le due aziende che li producono. Parlo di questo nuovo iPhone X per quanto riguarda Apple e di V30 per quanto riguarda invece LG. Due dispositivi ai vertici della gamma smartphone in generale che ora in questo video metterò a confronto per voi. Iniziamo dall'aspetto esteriore. Come sappiamo, quello sull'estetica è un giudizio puramente soggettivo, per cui mi attengo alle mie preferenze. Io in questo momento preferisco iPhone X per via di cornici delle stesse dimensioni su tutti e quattro i lati, fatta eccezione ovviamente per le corna nella parte alta. Per quanto riguarda invece LG V30 abbiamo delle cornici di dimensioni leggermente superiori per quanto riguarda la parte alta e la parte bassa dello schermo. In entrambi i casi però abbiamo degli smartphone veramente molto ben realizzati, con delle finiture assolutamente premium, interamente in vetro per quanto riguarda la parte posteriore e la back cover in tutti e due i casi, mentre abbiamo sempre sia su iPhone X che su LG V30 una cornice realizzata in materiale metallico con finitura lucida. Differente invece l'ergonomia, secondo me migliore su iPhone X per via delle dimensioni. Abbiamo infatti un display leggermente più piccolo, 5,8 pollici contro i 6 di LG V30, e soprattutto un rapporto d'aspetto leggermente differente, 19,5 noni per quanto riguarda iPhone X, 18 noni per quanto riguarda LG V30. Ne consegue una larghezza inferiore e quindi una migliore presa per quanto riguarda iPhone X quando andiamo ad utilizzare gli smartphone con una sola mano. Un'altra differenza estetica che però si traduce in una differenza importante anche nell'utilizzo quotidiano è data dalla presenza nella parte posteriore di LG V30 del sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, che sarà il sistema di sblocco preferito dalla maggior parte degli utenti per quanto riguarda l'alternativa LG. Su questo iPhone X abbiamo invece il tanto discusso Face ID, che funziona comunque in maniera davvero molto buona e che ci permette di sbloccare lo smartphone con uno sguardo in praticamente ogni situazione. Dal punto di vista dell'utilizzo, due sistemi di sblocco comunque molto efficaci in entrambi i casi, che ci permettono di avere accesso ai nostri smartphone in maniera molto semplice e veloce. Passiamo quindi a parlare del display. In entrambi i casi abbiamo un pannello di tipo OLED, differente però la misura, 6 pollici per quanto riguarda LG V30, 5,8 per quanto riguarda invece iPhone X, e come già detto prima differente anche il rapporto d'aspetto, 19,5 noni contro 18 noni. Cambia quindi di conseguenza anche la risoluzione, ma in entrambi i casi abbiamo comunque due pannelli davvero molto definiti. Come già detto, sia per quanto riguarda LG V30 che per iPhone X abbiamo un display OLED e quindi due smartphone che condividono, anche se in maniera differente, pregi e difetti. Per quanto riguarda i pregi, abbiamo dei neri estremamente profondi che portano a un angolo di visione molto buono, a un contrasto decisamente elevato e a una conseguente visibilità in esterna davvero ottima. Per quanto riguarda i difetti, invece abbiamo dei colori tendenti leggermente alle tonalità più fredde e un bianco che in entrambi i casi non è precisissimo, ma soprattutto in V30 vira decisamente verso le tonalità azzurre quando andiamo a spostare il nostro angolo di visione. Se andiamo poi a misurare i display utilizzando il colorimetro, troviamo che dal punto di vista tecnico è iPhone a vincere la sfida, perché offre dei colori generalmente più precisi e quindi delle tonalità più fedeli a quelli che sono gli standard. E veniamo a parlare di fotocamere. Qui in entrambi i casi troviamo un modulo doppio ma con implementazioni totalmente differenti. Per quanto riguarda iPhone X abbiamo una fotocamera principale con risoluzione 12 megapixel, apertura f1.8 e ovviamente lente stabilizzata, oltre a un secondo modulo, questa volta sempre con risoluzione 12 megapixel ma con apertura f2.4 e soprattutto con una lente zoom 2x anch'essa stabilizzata. Parlando invece di LG V30 abbiamo un primo modulo con sensore con risoluzione da 16 megapixel, lente standard, apertura f1.6 stabilizzata, e un secondo modulo che non è stabilizzato ma offre una lente grandangolare con angolo di visione di 120 gradi, risoluzione 13 megapixel e apertura f1.9.
Parlando di prestazioni, scattando di giorno abbiamo dei risultati molto simili per quanto riguarda la gestione delle luci e delle ombre con un HDR efficace in entrambi i casi. Un pochino più definite le foto di V30 per via di una risoluzione maggiore e di una post-elaborazione un pochino più intensa che ci permette di ottenere una maggiore nitidezza. Anche di notte vince V30 per via della lente decisamente più luminosa. Non basta infatti la stabilizzazione, che è comunque presente in entrambi i casi, a garantire ad iPhone delle prestazioni all'altezza del concorrente. In iPhone, tuttavia, i colori nelle foto scattate in notturna risultano forse un pochino meglio bilanciati. La caratteristica particolare, se così vogliamo definirla, delle due fotocamere è ovviamente differente, perché da una parte abbiamo una lente grandangolare e invece dall'altra una lente zoom, che oltre a garantire delle foto con ingrandimento 2x più definite, ci permette di attivare la modalità ritratto, che permette di scattare delle foto a un soggetto abbastanza ravvicinato con uno sfondo sfocato dall'effetto molto professionale. Dall'altro lato invece abbiamo un modulo grandangolare che ci permette di avere alcuni vantaggi quando ad esempio andiamo a scattare delle foto a monumenti oppure a paesaggi, e quindi di avere un angolo di visione più ampio e di riuscire a far entrare tutto il nostro soggetto all'interno di una singola foto. E arriviamo quindi al comparto video, dove abbiamo delle differenze in termini di frame rate, anche se in entrambi i casi arriviamo a 4K come risoluzione massima di registrazione. Su iPhone X però a 4K possiamo arrivare fino a 60 frame al secondo, mentre ci fermiamo alla metà per quanto riguarda LG V30. Le ottiche principali, come già detto, sono in entrambi i casi stabilizzate, quindi riusciamo a ottenere delle riprese davvero molto ferme. Se per iPhone X abbiamo il vantaggio, come già detto, dei 60 frame al secondo in fase di registrazione, per quanto riguarda LG V30 abbiamo però la possibilità di utilizzare dei controlli totalmente manuali che ci permettono di personalizzare in maniera molto professionale le nostre riprese. Tra questi anche la possibilità, grazie al DAC Audio, di modificare alcuni parametri dell'audio, tra i quali l'applicazione di un filtro passabassi, di un filtro per eliminare il rumore del vento e anche per aumentare o diminuire il guadagno. Anche per quanto riguarda la fotocamera frontale abbiamo alcune differenze, soprattutto in termini di risoluzione: 7 megapixel per iPhone X, 5 invece per LG V30. V30 che offre anche delle prestazioni leggermente inferiori, diciamo che non è decisamente delle tre la fotocamera migliore quella frontale per quanto riguarda questo LG V30, molto migliore quella di iPhone X, che ci permette inoltre di applicare ad esempio l'effetto ritratto anche nella parte anteriore per dei selfie dall'aspetto davvero professionale. E arriviamo quindi alle prestazioni, e qui la lotta è assolutamente tra top di gamma. All'interno di questo LG V30 abbiamo un processore Qualcomm Snapdragon 835, il top di gamma di quest'anno per quanto riguarda la scelta Qualcomm, accompagnato da 4 GB di RAM e nella versione che abbiamo noi 128 GB di memoria interna dedicata allo storage. Per quanto riguarda invece iPhone X abbiamo l'ultimo processore di casa Apple, ovvero la 11 Bionic, accompagnato da 3 GB di RAM e in questo caso 256 GB di memoria interna. Sia per iPhone X che per LG V30 abbiamo delle prestazioni davvero molto buone. Nella gestione dell'interfaccia non abbiamo mai nessun lag, le animazioni sono sempre davvero molto fluide e anche le applicazioni vengono aperte con dei tempi davvero ridotti. La gestione poi delle stesse nell'utilizzo quotidiano è pressoché ottima su entrambi e possiamo anche utilizzare dei giochi con grafica 3D anche abbastanza complessa, considerando che ci troviamo su smartphone, senza alcun problema e senza perdita di frame rate. Molto ben gestito in entrambi i casi anche il multitasking. Buona ricezione su tutti e due i dispositivi, quindi un comparto antenne efficace sia per quanto riguarda LG V30 che per quanto riguarda invece iPhone X. Per quanto riguarda gli speaker invece e l'audio multimediale, prevale decisamente iPhone X con un volume superiore, un audio stereo, mentre è mono per quanto riguarda LG V30, e anche una qualità complessiva decisamente migliore, soprattutto per quanto riguarda la corposità del suono.
E siamo quindi giunti al momento di parlare di sistema operativo, dove è impossibile fare un paragone diretto, perché da una parte abbiamo iOS, dall'altra invece abbiamo Android. La differenza sostanziale è che nel caso di questo iPhone X gli aggiornamenti sono gestiti direttamente da Apple e quindi sarà praticamente impossibile non ricevere un aggiornamento in tempo reale non appena rilasciato dalla stessa azienda di Cupertino. Dall'altra parte invece abbiamo Android personalizzato però con l'interfaccia LG e quindi gli aggiornamenti, oltre a non essere garantiti al 100%, quelli che arriveranno probabilmente non saranno così fulminei. In entrambi i casi comunque l'esperienza d'uso è davvero buona, si è raggiunto un ottimo livello di ottimizzazione anche per quanto riguarda Android e quindi chi non avrà necessità di acquistare per forza un prodotto con sistema operativo iOS perché magari integrare all'interno di un intero ecosistema potrà tranquillamente scegliere questo LG V30 anche per quanto riguarda la semplicità e la fluidità di utilizzo. E siamo quindi giunti a parlare di autonomia. All'interno di questo iPhone X troviamo un modulo da 2716 mAh per quanto riguarda la capacità, mentre per LG V30 abbiamo una batteria da 3300 mAh. Una differenza in termini di capienza a favore di LG V30 che si traduce anche in questo caso in un'autonomia maggiore. In entrambi i casi riusciamo infatti ad arrivare a sera, ma con LG V30 abbiamo un residuo di batteria maggiore e possiamo addirittura azzardare l'inizio la seconda giornata di utilizzo senza ricorrere a una ricarica notturna. In realtà sarà comunque impossibile andare oltre il giorno e mezzo di utilizzo con questo LG V30, quindi sta a voi decidere se comunque ricaricarlo durante la nottata, un traguardo che è comunque irraggiungibile da iPhone X a meno di un utilizzo molto meno intenso. E concludiamo parlando di prezzi, e in questo caso possiamo dire che è un po' il difetto di tutti e due questi smartphone. Per quanto riguarda iPhone X si parte da 1189 euro per la versione da 64 GB. Per quanto riguarda invece LG V30, la versione con lo stesso quantitativo di memoria arriva a 899 euro. Due prezzi quindi comunque davvero molto elevati in entrambi i casi, con un vantaggio di circa 300 euro per quanto riguarda LG V30, che però si è anche bruciato il suo vantaggio dal punto di vista temporale. Era stato infatti annunciato alla fine del mese di agosto, ma è arrivato sul mercato nella nostra penisola praticamente in contemporanea con questo iPhone X. Alla resa dei conti si tratta comunque di due smartphone top di gamma da prendere assolutamente in considerazione se si ha la disponibilità economica per acquistarli. Trovi ulteriori informazioni rispetto a questi due smartphone nel pezzo che ho appena pubblicato sulle pagine di HDblog e di cui ti lascio il link qui sotto in descrizione. Se questo video ti è piaciuto non mancare ovviamente di lasciare un bel like, iscriviti al nostro canale YouTube e ovviamente attiva le notifiche.